il titolo Fiat, non solo si prende il titolo Fiat e si mette per vedere la sua forza relativa nei confronti del Fuzzy Mib, ma anche nei confronti del suo settore di appartenenza, ovvero il settore automotivo. Quindi, una volta scoperto il titolo, una volta creato una watchlist, titoli tutti, titoli che hanno una buona forza relativa o anche titoli che rimangono in congestione, perché sappiamo benissimo che la congestione, naturalmente, non stiamo parlando dei mercati attuali, perché i mercati attuali sono praticamente mercati al momento extra, i mercati normalissimi, i movimenti che abbiamo visto in queste giornate non succedevano praticamente in anni, perché se noi andiamo a vedere l'indice FTSE MIB, che da 25.500 ha perso 10.000 punti, vuol dire che una salita che dal 2016 al 2020 ci ha impiegato 4 anni e per perdere quei livelli ci ha impiegato 3 settimane. Questo ci fa capire che sono mercati diversi da quelli che abbiamo studiato fino a 3-4 settimane fa, in un contesto normale. Quindi dicevamo, si cercano titoli in tendenza, titoli dell'ottima forza relativa, ma titoli anche in congestione, perché tutti sappiamo che la fuoriuscita da una fase di congestione di trading range spesso e volentieri è un segnale affidabile. Che il titolo, l'asset, l'indice che si prende sotto osservazione dà, quindi è un segnale affidabile che viene inviato al mercato, e a quel punto poi si stabilisce il nostro miglior ingresso, naturalmente con lo studio del book, perché il book è importante anche per andare a cercare dove operano le mani forti, dove si posizionano sia in acquisto sia in vendita, andare a vedere sui book anche i famosi muri, ma questi sono discorsi appunto che potremmo perdere giornate per spiegare anche come funziona l'uso del book. Quindi si entra praticamente, dopo aver studiato il book, si cerca di trovare il miglior punto di ingresso sul titolo e poi andando a guardare il grafico si va a cercare un primo target rialzista. Prendiamo un esempio, io ti parlo dell'ultima operazione che ho fatto sul nostro indice principale, l'ultima operazione longa che ho fatto sul nostro indice principale. Ditemi se si vede lo schermo, così posso continuare. Sì, si vede molto bene, ti stiamo seguendo con molta attenzione perché siamo entrati nel vivo della tua strategia e quindi anche da Beh, parte c'è piena approvazione di che stiamo grazie imparando mille. qualcosa. E niente, l'unica operazione long che ho fatto in queste giornate, come dicevamo, difficili, in giornate veramente che credo difficilmente chi opera sui mercati negli ultimi 20 anni, 20-30 anni ha mai visto. L'unica operazione long che ho fatto è quella dedicata al titolo di Assoreal. Se noi andiamo a vedere un titolo di lungo periodo, vediamo chiaramente che l'impostazione di fondo del titolo di Assorino è un'impostazione di fondo chiaramente rialzista, con una forza relativa che è quasi sui massimi rispetto appunto alla debolezza che ha avuto durante le ultime settimane. Però se noi andiamo a confrontare questo titolo nei confronti del FTSE MIB e nel panorama appunto legato al FTSE MIB, il titolo che ha la migliore forza relativa. Quindi questo cosa ci dice? Ci dice che in momenti in cui i mercati vanno male, l'indice di riferimento, il FTSE MIB, va male, cosa fa il titolo di Assoreal? Quindi il titolo che in questo caso ha un'ottima forza relativa, regge bene rispetto all'indice. Infatti, se noi vediamo oggi Piazza Affari perdeva lo 0,5%, al momento il di Assoreal perde lo 0,38%. Quindi cosa fare sul titolo? Innanzitutto la strategia che io ho attuato è stata quella di andare in questa fase di enorme debolezza che c'era sul mercato, dopo aver avuto un top in area 125 euro, ho cercato di andare a vedere sul grafico quale poteva essere il primo livello supportivo, il primo livello importante per quanto riguarda il titolo, dove poter poi andare eventualmente ad acquistarlo. Naturalmente il primo livello supportivo erano le ex resistenze posizionate in area 110, ma abbiamo visto che durante già il fine dicembre avevano arrestato le discese per quanto riguarda il titolo di Assorina. Naturalmente non ci basta solamente che il titolo va
in area 110 euro per entrare in acquisto, perché in quel modo entreremmo praticamente ad occhi chiusi, entreremmo senza avere un'idea di quello che stiamo facendo. Ci tocca anche capire se il titolo, una volta arrivato sui 110, che erano appunto l'ex resistenza di venuta e supporti, su quei livelli il titolo poteva più o meno inviare un segnale di forza. Non c'è stato. E infatti il titolo ha proseguito la sua discesa. L'ulteriore quindi target ribassista, quindi l'ulteriore livello supportivo che vedevo sul grafico, erano appunto l'area 97-98 e gli ex supporti, quindi di ottobre, che erano quasi vicini agli ex top fatti registrare dal titolo durante il mese di maggio e di giugno del 2019. Cosa è successo? Che nel momento in cui il titolo è arrivato su questi livelli, naturalmente cosa abbiamo detto all'inizio? Ci deve dare un segnale, non basta appunto che il titolo tenga a quei livelli, ma soprattutto darci un segnale di, possiamo dirci, un pattern, possiamo dire un segnale di inversione, che questa fase, quella fase in che il titolo stava vivendo poteva essere, tra virgolette, nel breve, aver raggiunto un bottom di periodo, un bottom di quel periodo. E in effetti è successo, perché nella giornata del 9 di marzo, con mercati in deciso e calo in pieno panico, cosa ha fatto il titolo? Il titolo ha toccato la soglia appunto dei 97, 96, 97 euro, disegnando poi un importante hammer rialzista. Sappiamo benissimo un pattern di inversione, un'analisi, quindi un pattern a candele, che ci ha dato l'idea che questi livelli potevano essere dei livelli interessanti su cui entrare, anche perché in quel caso, quando noi si stabilisce sul campo una strategia, naturalmente dobbiamo attuarla non solo mettendo i target al rialzo, ma anche attuando uno stop, ovvero sotto quei livelli il titolo si vende. E una volta arrivato su questi importanti supporti, ex anche resistenze, non chirurgiche ma quasi, il livello supportivo sotto il quale noi avremmo venduto il titolo nel caso in cui avesse chiuso sotto quei livelli, erano appunto i livelli d'ingresso. Quindi un rischio rendimento abbastanza accettabile, un rischio rendimento dalla nostra parte. Quando si mette in campo una strategia bisogna sempre avere tra virgolette, il rischio dalla nostra parte, rischiare il meno possibile, e in questo caso il titolo ci ha dato questo input, ovvero sotto area non, potevamo anche usare i minimi intra fatti segnare dal titolo di Asorin in quella giornata del 9 marzo, ovvero area 95,25 come eventuale livello supportivo. Quindi a quel punto si stabilisce un livello di stop, quindi sotto il quale noi chiudiamo le posizioni, quindi vendiamo, e naturalmente andiamo anche a stabilire i primi target rialzisti che abbiamo sul grafico. E il primo target rialzista non poteva non essere che area 100, 109, 110, ovvero quei livelli che all'inizio della nostra idea operativa avevamo messo sotto osservazione, quando poi invece sono stirolti al ribasso come il burro. Quindi questi erano i primi livelli su cui i primi target rialzisti che abbiamo utilizzato quindi nella nostra operatività. Cosa significa? Che una volta in cui il titolo arriva in area 109-110, lì non è che si prende o si chiude la posizione, quindi si fa un take profit. Quindi in quel caso cosa si fa? Chiudendo la posizione, possiamo dire, non possiamo usufruire di eventuali ulteriori rialzi, che poi in effetti ci sono stati. Però bisogna anche dire il motivo per cui il titolo in questa fase qui era entrato sotto osservazione. Era sotto osservazione anche perché in pieno coronavirus, e poi possiamo dire che abbiamo avuto anche fortuna in questo caso, perché in pieno coronavirus mi ero accorto che i titoli che reggevano meglio la situazione in quei frangenti erano i titoli legati alla diagnostica, al biotech, a quei settori che potevano sviluppare un qualcosa per questa malattia, per questo virus.
Abbiamo avuto la fortuna, quale fortuna? Che Diasorin dopo qualche giorno ha elaborato, possiamo dire, un trattamento che scopre il coronavirus, quindi la malattia nello spazio di pochissimo tempo. Quindi quello lì è stato anche, tra virgolette, una fortuna che ha portato praticamente il titolo ad aprire all'indomani in gap up, quindi un gap up vuol dire che si apre al rialzo oltre i livelli della chiusura del giorno precedente, e il titolo poi nell'Inter ha raggiunto, oltre l'area dei 109-110, che è il nostro primo target rialzista, anche l'ulteriore target rialzista che erano posizionati in area 120, perché una volta che il titolo raggiunge il primo target rialzista, non chiudiamo, si fa l'ulteriore analisi del titolo per capire se ci sono ancora le basi affinché questo trend possa continuare, e in quel caso si alza il livello di stop che all'inizio era messo in area, abbiamo detto i minimi del 9 di marzo, minimi inter 95,25, si alzano in maniera quasi identica mentre noi alziamo i target rialzisti. Quindi nel momento in cui alzo il livello di stop, lo porto sotto area 100, e il target rialzista che abbiamo raggiunto, una volta raggiunto il primo target rialzista, viene messo sullo sfondo un ulteriore target rialzista che era la soglia dei 120 euro. Naturalmente su quei livelli, una volta raggiunti, si fa poi un'ulteriore analisi per capire appunto se il titolo aveva ulteriori chance per andare al rialzo. Naturalmente poi su quei livelli il titolo, come abbiamo visto, sulla barriera dei 120 ha trovato praticamente una resistenza, e vede l'ampia volatilità spike che praticamente in mercati normali non si vedevano veramente da decenni, perché se noi andiamo a vedere tutti i grafici dei titoli presenti su Borsa Italiana, pochissimi sono i titoli che hanno questo, parliamo di titoli del FTSE MIB, che hanno queste spike. Che cosa ci indicano? Ci indicano l'alta volatilità che al momento è presente sul mercato. Quindi questo, tra virgolette, è il metodo operativo. Quindi man mano che il titolo sale, noi alziamo gli stop, e man mano che il titolo sale, naturalmente se siamo in un trend long, e man mano che il titolo sale si alzano anche i target rialzisti. Perché credo, Maurizio, che l'errore che comunemente fa il trader inesperto qual è? È quello che quando apre un'operatività, sia al ribasso sia al rialzo, non interessa, si accontenta di pochi guadagni, si accontenta di chiudere il rialzo, di chiudere un'operazione col più 4 o più 5, perché ha paura di perderlo poi quel guadagno. E al tempo stesso però chiude anticipatamente le posizioni. Al tempo stesso cosa fa? Tiene aperte le posizioni che sono in perdita. Fare questo vuol dire attuare una strategia che può portare, tra virgolette, al default, può portare all'azzeramento del conto. La strategia dell'operatività è diversa. L'operatività è rimanere in trend su un titolo, su un asset, fin quando il grafico, fin quando i nostri indicatori, gli indicatori di forza che vedete sul grafico, l'RSA, il Money Flow Index, la forza relativa, fin quando questi non ci indicano che siamo arrivati su un ipotetico top di periodo, fino a quel punto io credo che è giusto rimanere su un titolo cercando di fare in modo che un trend possa essere spremuto fino alla sua inevitabile fine. Con questa strategia, cavalcando quindi un trend, cavalcando i rialzi, cavalcando i guadagni, possiamo permetterci poi di chiudere diverse operazioni in loss, naturalmente in loss del 3-4%, massimo 5%, come abbiamo visto attuando il metodo operativo con rischio rendimento sempre dalla nostra parte. Naturalmente in mercati come quelli attuali, difficili, che hanno una volatilità alta, che sono praticamente l'analisi grafica, possiamo dire, ha quasi perso di valore, l'analisi grafica attuale, ma anche l'analisi fondamentale in questo momento ha perso di valore, anche perché siamo in Valley di Rumors. In questi casi, in questi frangenti, in questi momenti storici, sono altri i grafici che ci fanno, tra virgolette, operare sul mercato azionario. Sono i rumors, sono le notizie che arrivano dalle banche centrali, sono le dichiarazioni di esponenti delle banche centrali, sono, tra virgolette, le curve
dei contagiati e dei decessi, ahimè, che stanno avendo in questo momento la meglio sull'analisi grafica, sull'analisi fondamentale. L'unico appiglio su cui l'investitore normale può a volte andare a cercare, tra virgolette, aiuto in questi momenti e che uso spesso e volentieri quando vado ad operare sulle mid cap e di andare a vedere sul sito della Consob le posizioni short che vengono aperte agli istituzionali. Questo ci fa a volte capire se un titolo è shortato in maniera pesante da parte di fondi di investimento, ci fa capire che forse, nonostante il grafico ci può dare anche dei segnali di positività, che forse è meglio rimanere alla larga. E ho preso durante tutti questi giorni il caso emblematico di OVS. OVS era un titolo che durante l'inizio della crisi per quanto riguarda il coronavirus era un titolo che aveva toccato solamente nel mese di febbraio, eravamo vicini alla soglia degli 1,70-1,80 quando già la crisi del coronavirus era scoppiata. Era un titolo che aveva avuto in portafoglio durante il 2019, cavalcata alla grande, chiusi in maniera positiva. E cosa mi sono accorto? E questo lo porto sempre come esempio, è che può calzare soprattutto sulle mid cap, perché sono titoli sottili e quindi titoli manovrabili. E mi sono accorto sul titolo VS, nonostante durante l'inizio del mese di gennaio e parte del mese di febbraio avesse dato dei segnali di tenuta di una trend line, di ripresa del trend di fondo al rialzo, mi era accorto che sempre sul titolo della Consob, quindi nelle posizioni net short, i fondi istituzionali iniziavano ad aumentare in maniera veramente incredibile le loro posizioni short sul titolo. Credo che è diventato ultimamente uno dei titoli più shortati del nostro listino principale, anche perché poi c'è stato lo scoppio del coronavirus in Italia, sicuramente le mani forti che praticamente leggono forse prima e meglio, sicuramente meglio di noi, il mercato, sapevano cosa poteva appunto andare incontro nel nostro paese. L'azienda OVS, con la chiusura che poi è arrivata di tutti gli stabilimenti, di tutti gli store. E quindi quello cosa mi ha fatto capire? Che a volte cercare di studiare anche l'operatività degli hedge fund, degli istituzionali, ci fa a volte, ci può servire, ci può venire in aiuto per evitare alcuni errori che l'analisi tecnica, invece, al contrario, ci stava inviando. Naturalmente, come gli istituzionali aprono gli short, allo stesso tempo il mio consiglio è quello di guardarlo giornalmente, queste dichiarazioni che appunto questo dichiarazioni che arrivano da Consob ogni giorno alle ore 16. Il consiglio è quello di crearsi un file per cercare cosa, se uno non può andare short, per cercare di capire quando questi fondi, quando questi istituzionali iniziano a chiudere le posizioni short, perché in cui iniziano a chiudere le posizioni short, forse il titolo ha visto un minimo di periodo e quindi potrebbe essere un'occasione per entrare anche nel breve e sfruttare il rimbalzo. Come OVS abbiamo avuto anche il caso di Unieuro, un titolo ho avuto tantissime email in questi giorni, come mai il titolo Unieuro proseguiva la sua discesa, uguale a quello che è successo sul titolo OVS. Fondi praticamente short che aprivano posizioni short e vedete tranquillamente come il titolo è andato in un vero e proprio sell-off pronunciato fine dal mese di febbraio, ma possiamo dire fin dal 2020. Non serviva comunque, visto che siamo sul titolo Unieuro, chi avesse avuto il titolo sui top di periodo, ovvero sui top del 2020, sotto la soglia dei 15 euro per l'esattezza 14,50, non serviva praticamente l'analisi tecnica, andare a vedere le posizioni net short, perché in questo caso ci sarebbe venuta in aiuto l'analisi tecnica, l'analisi grafica, con questo praticamente doppio massimo, che è una figura di inversione ribassista, e quindi poi con la rottura di area 12,50 il titolo ha dato un segnale di chiara
di chiaro cambiamento di trend. Quindi il consiglio qual è? Quando vediamo anche questi segnali, queste figure, chiudiamo le posizioni, evitiamo di rimanere con la speranza che prima o poi il titolo torna a risalire. L'ho imparato a mie spese all'inizio, e quando vedevo un titolo andare e scendere, nonostante io ero al rialzo, erano proprio gli inizi del mio, del mio mondo del trading. Tenevo un titolo perché avevo la speranza che prima o poi questo titolo tornava su. No. Quando un titolo rompe un importante supporto con volumi, come è successo in questo caso il titolo Unieuro, quando rompe degli importanti supporti, e soprattutto visto che i soldi non ce li regala nessuno, la cosa preferibile da fare è quello di chiudere le posizioni e aspettare che poi il titolo vada su alcuni supporti, li faccia base, poi in quel caso potremmo ritornare a metterlo nuovamente sotto osservazione. Rimanendo su Unieuro, e anche in questo caso è quello che ho studiato durante tutti questi anni, a volte a pensare male si fa peccato. Il titolo Unieuro più volte i manager, quindi chi erano gli azionisti di maggioranza, più volte durante gli ultimi mesi, ovvero novembre e inizio di gennaio, avevano venduto a mercati chiusi, quindi con un'operazione a borsa praticamente chiusa dopo le 17:30, parte importante del proprio capitale, si parla del 17% del capitale. Quindi cosa ci doveva insegnare a noi questa storia? Che se chi è stato al comando di un'azienda su quei livelli chiude, vende il titolo ad altri investitori, evidentemente non vede ulteriori spazi, almeno nel breve, di salita del titolo. Quindi credo lo faremmo anche noi, se avessimo una piccola azienda che sappiamo che produce utili, sicuramente non andremo a vendere le nostre quote azionarie. Se in questo caso i manager, quindi chi ha creato, chi era l'azionista di riferimento, ha venduto grossi pacchetti a mercati chiusi, forse qualcosa doveva dirci, era un aiuto che ci stavano inviando. Nonostante tutto, e quindi in quel caso era un titolo da lasciar perdere e non da mettere in watchlist. Pietro, scusami, sono arrivate molte domande. Ti do la possibilità di bere un bicchiere d'acqua perché No, stai io vado avanti, tranquillo. parlando da 25 minuti. Ti rubo un attimo il video che ti restituisco fra 2 minuti esatti, solo per ricordare ai nostri ascoltatori che Pietro Origa aderisce a raccomandazioni di borsa, è autore qualificato di raccomandazioni di borsa. Il sito creato, fondato da Corrado Rondelli, che nel frattempo ci ha raggiunto e che fra l'altro ha anche una domanda pronta per te, Pietro. E, dicevo, il sito fondato da Corrado Rondelli, che ha creato un vero e proprio team di grandissimi professionisti. E Pietro Origa è fra questi, in questo team, in questa squadra. Noi ne siamo particolarmente orgogliosi. Corrado ha scelto l'Istituto Svizzero della Borsa come canale editoriale e presentandoci un team di grandissima qualità, team che intende contribuire a quello che è l'obiettivo dell'Istituto Svizzero della Borsa, ovvero la diffusione di didattica, la diffusione di cultura finanziaria di altissimo livello. Pietro Origa è autore all'interno del sito di raccomandazione di borsa del servizio La Boutique delle Azioni e per aderire a questo servizio avete una possibilità straordinaria proprio per premiare la vostra fedeltà nel seguire i nostri webinar. La possibilità straordinaria è mandare un WhatsApp, un SMS al 320 87 56 444. Tutti coloro che partecipano a questo webinar in diretta, come sono ora, o in forma registrata, hanno la possibilità di mandare un WhatsApp o un SMS a questo numero. Il nostro customer care vi risponde, dandovi la possibilità di aderire a un'offerta specialissima che vi permette di poter essere seguiti direttamente da Pietro Origa con i suoi segnali di trading. Si tratta di un'occasione formidabile per poter avere un vero e proprio tutor al proprio fianco giorno per giorno,
per seguire i mercati, soprattutto i mercati di borsa italiana, come abbiamo visto finora. Pietro, ti ripasso il controllo del video, però volevo anche che ci fosse un breve intervento di Corrado, se è possibile. Io intanto ti ripasso il controllo del video, Pietro. Grazie. Ti prego di accettarlo. Corrado, se ci sei, batti un colpo, se ci hai raggiunto, come credo. Se vuoi intervenire con una domanda, poi ci sono anche alcune domande del pubblico, ma credo che poi Pietro vuole proseguire anche con la sua esposizione. Corrado, se ci sei, non vedo collegato il tuo microfono, proseguiamo, magari rimandiamo a dopo, però volevo farti una domanda che proviene dal pubblico, Pietro. Un nostro ascoltatore, peraltro un nostro ascoltatore molto fedele che ringraziamo, ci ha chiesto, ha un senso secondo te andare long su di Azorin e shortare il future o il mini? Cioè fare un'operazione combinata di questo genere? Beh, allora, per quanto riguarda di Azorin, credo che i livelli interessanti per acquistarli sono sempre i livelli che abbiamo detto in precedenza, ovvero gli importanti supporti 96,5-97 euro, anche perché lì avremmo un importante, come abbiamo detto all'inizio, rischio rendimento dalla nostra parte. E al momento il titolo quota 104,40. Non avrebbe senso andare ad acquistarla ora perché siamo a metà strada tra il supporto e la prima resistenza e posta in area 110. Poi dobbiamo anche dire che siamo sotto anche la media mobile a 200 giorni che passa quasi sui massimi odierni, 108 euro. Quindi se io dovessi riacquistare il titolo di Assorin, lo riacquisterei solamente in area 95,5-96. Questo perché? Perché se io lo dovessi acquistare ora a 104,4, lo stop sarebbe sempre a 95/96, perché quello è il supporto, quindi saremmo molto sotto il rischio, con il rendimento a 110, il primo target rialzista, quindi non varrebbe la pena. Quindi io acquisterei il titolo in area 95,5-96 euro, e quindi sotto poi quei livelli, sotto i minimi del 9 di marzo 95,25, chiudere le posizioni. Ricordo sempre che nel mio metodo operativo lo stop lo uso sempre sul finale di giornata. Naturalmente in casi eccezionali come sono quelle attuali è normale che lo stop si possono anche usare stop durante la giornata, perché sono mercati, sono fasi eccezionali, fasi che credo non vivremo poi una volta che finiranno per alcuni decenni, però in fasi come queste, in cui abbiamo visto la volatilità, le spike così pronunciate e tutto, lo stop lo utilizzerei sul finale, lo utilizzerei anche intra, però come regola in mercati normali sul finale di giornata utilizzerei lo stop. Quindi l'area è quella. Per quanto riguarda il nostro indice principale, io sono di un'idea. L'idea che naturalmente cosa deve fare il trader? Il trader deve analizzare il mercato senza essere influenzato dalle variabili che ci sono, senza essere influenzato dal suo umore. E quindi in questo momento la domanda che io vorrei fare ai tanti che ci stanno ascoltando qual è? Quali sono in questo Maurizio. momento i motivi, gli elementi che potrebbero Esatto. far salire il mercato? Io credo che al momento i motivi, gli elementi che possono far salire il mercato non ce ne sono. Ci possono essere dei rimbalzi, ma quei rimbalzi che non vanno, che non dovessero spingersi sopra dei livelli interessanti sono rimbalzi da shortare, rimbalzi per entrare a rimbalzo sul nostro indice principale, perché per avere segnali di positività sul nostro indice dovremmo recuperare 18.000 punti, siamo a 15.000, quindi non ha senso. Quindi io, per rispondere all'ascoltatore, entrerei short, quindi sul FTSE, sul Mini, ma anche con un ETF, con un ETF short, entrerei solo dinanzi a dei rimbalzi importanti.
un livello importante dove si potrebbe andare short potrebbero essere allunghi, quindi rimbalzi del nostro indice principale fin verso area 15.850-15.950 punti. Eventuali rimbalzi fin verso quei livelli potrebbero essere occasioni per entrare al ribasso. Questo perché? Perché se noi abbiamo detto che prendiamo come riferimento il rischio rendimento da nostra parte, sappiamo benissimo che abbiamo un'importante chiusura di inizio settimana sulla soglia dei 16.000 punti, e quindi sopra i 16.000 punti, nel caso dovessimo entrare short, chiuderemmo le posizioni, quindi avremmo un rischio contenuto. Avremmo un target ribassista posto sui 15.000 punti e poi i minimi fatti segnare durante l'inizio della settimana, che erano vicino alla soglia dei 14.000 punti. Quindi la mia idea è questa: sui rimbalzi al momento è opportuno aprire posizioni short. Non aprirei posizioni short, per esempio, ora con un meno 1,28%. Ecco, è il contrario di quello che bisognava fare quando i mercati erano in trend rialzisti, e sfruttare le correzioni di breve per entrare al rialzo. In questo caso, invece, si sfruttano gli eventuali pullback rialzisti in questo trend chiaramente discendente e ribassista per entrare al ribasso. Perfetto, Pietro, siamo riusciti anche a collegare Corrado nel frattempo e ringrazio come al solito Raffaella dalla regia che reagisce ai problemi di linea di questi giorni. E Corrado, sei in diretta e so che hai preparato una domanda per Pietro. A te la Sì, parola. innanzitutto ciao Pietro, buongiorno a tutti. Ciao Corrado. Niente, allora, la mia domanda era, siccome proprio nelle ultime settimane, o comunque l'ultima settimana precisamente, mi sono arrivate un sacco di richieste personalmente, soprattutto su Eni, perché siamo abituati, o comunque la storia insegna che Eni è un titolo da mettere in portafoglio, soprattutto sulla debolezza. E anche perché regala un gran dividendo. E molte persone mi hanno scritto proprio dicendomi che appunto adesso si trovano in difficoltà, non sanno più come gestire la situazione. Allora ho detto, vabbè, quale occasione migliore? Le ho invitate tutte apposta oggi per far rispondere Pietro, che so è un super esperto appunto dell'azionario italiano, e quindi ho detto, quale occasione migliore per avere una tua opinione in merito appunto a questo titolo? Grazie Corrado. Allora, come dicevamo prima con Maurizio, credo che l'investitore, sia il trader esperto che inesperto, quando va ad acquistare un titolo, deve fare, abbiamo detto, un'analisi. In pieno coronavirus, quindi in piena recessione, ormai possiamo dirla globale, e qual è l'asset che in questo momento reagisce negativamente a questo impatto, a questo possiamo dire blackout che c'è stato sui mercati? È il petrolio, perché è la prima fonte di approvvigionamento per quanto riguarda l'economia. Eni è un titolo che fa riferimento al settore, quindi petrolifero. E quindi, facendo riferimento al settore petrolifero, con un petrolio che oggi abbiamo visto sui 25-26, che era un target ribassista, praticamente era un calcio di rigore con la rottura dei 30 dollari al barile. Il titolo Eni non poteva non reagire negativamente così come ha fatto. All'inizio abbiamo detto l'analisi tecnica, le fasi di lateralità, trading range. Basta guardare un grafico di medio periodo, sono gli ultimi mesi, per accorgerci come il titolo Eni da settembre a inizio 2020 ha viaggiato all'interno di un trading range tra i 14,50 e i supporti in area 13,35-13,40. Questo cosa significa? Noi abbiamo detto la rottura di un trading range, sia al rialzo che al ribasso, per noi è un segnale. A noi non ci interessa dove rompe il titolo, se rompe al rialzo o rompe al ribasso. A noi conta guadagnare, a noi conta che il nostro investimento ci porta dei risultati. Quindi la rottura del trading range della fase ribassista a noi ha dato un segnale di debolezza, un segnale chiaramente short. E lo vediamo sul grafico. Il titolo ha perso quasi la metà del suo valore, dai top registrati ad inizio del 2020, quindi si parla di 2 mesi fa,
da 14,40 siamo arrivati agli attuali 6,90. Abbiamo sempre detto forza relativa, com'è la forza relativa di ENI? È sui minimi rispetto all'indice, nonostante un FTSE NIBE che ha perso tantissimo. Quindi una forza relativa che è impostata al ribasso. Dire i dividendi, benissimo, ma il dividendo non ce lo regala nessuno, il dividendo viene scorporato dai prezzi. La domanda bisognerebbe farla a chi acquista il titolo ENI. Perché se io acquisto il titolo ENI a 13,40, ti faccio un esempio, l'ho in portafoglio da quei livelli e mi dà anche un dividendo importante, ma il titolo in questo momento vale 6,90, mi perde metà del suo valore, quel dividendo a me cosa può servire? Praticamente nulla. Io parto sempre dall'idea. Da un consiglio, l'idea, l'operatività, l'acquistare i titoli che si faceva una volta perché mi danno degli ottimi dividendi, può essere fatto, ma sui mercati attuali non è un input che ci deve portare ad acquistare o meno un titolo. Credo che altri siano i fattori che ci devono portare per mettere in portafoglio un titolo. Anche perché dinanzi a queste forti perdite, quanto tempo ci vorrà per recuperare la perdita che il titolo ha inviato? Ci vorranno, non credo, mesi come, perché qui sono in poche settimane che abbiamo avuto questo affondo. Per recuperare quei livelli ci vorranno sicuramente dei mesi, ma per rimanere proprio ottimistici, pochi mesi. Credo che per recuperare i 13,50 euro, che sono i livelli in cui avevamo quegli importanti stop sul titolo, occorreranno forse anni per rimanere, per essere appunto, per avere una view sul titolo. Quindi dare dei consigli in questo momento è anche difficile, perché nessuno può dirci se questo, il minimo che abbiamo visto, è un minimo di periodo, un minimo dove il titolo rimbalza. Ci possono venire in aiuto le divergenze, sono quegli strumenti che io opero nella mia operatività e uso nella mia operatività. La divergenza non è un segnale che ci invia, che un segnale d'acquisto o di vendita. La divergenza è un aiuto che poi deve essere unito ad un pattern di inversione. Abbiamo alcune divergenze rialziste qua sul titolo ENI, sull'RSI. Cosa sono le divergenze? Perché sono importanti le divergenze? Perché nel momento in cui il titolo è in un chiaro trend ribassista, come l'abbiamo avuto durante le ultime settimane, quindi in questo caso anche gli indicatori sono al ribasso, cosa succede? Che a un certo punto, nonostante il titolo vada a fare dei minimi, alcuni indicatori si svoltano al rialzo. Quindi quelle sono le classiche divergenze che però devono essere affiancate da alcuni pattern di inversione. Un pattern di inversione sul titolo ENI di breve poteva essere un hammer, ma non è un hammer importante quello che si è creato all'inizio della settimana, il 16 marzo, con questa candela qui, che sta avendo appunto seguito anche durante queste giornate, però credo che sia un rimbalzo di breve, un rimbalzo che poi potrebbe lasciare il posto a ulteriori vendite. Quindi dinanzi a queste perdite, dare dei consigli diventa difficile, perché se dovessimo andare indietro nel tempo per quanto riguarda il titolo ENI, siamo veramente sui minimi di sempre, sui minimi di periodo, quindi minimi importanti per il titolo ENI. Quindi nonostante la fase di lateralità che avevamo visto durante gli ultimi mesi tra 2019 e inizio 2020, poi sul tragitto il titolo ha incontrato diversi supporti, quindi le possibilità per chiudere il titolo, il mercato ce l'ha date. E essere arrivati in questo momento, cosa posso dire? Sotto i minimi di lunedì bisognerebbe smobilizzare la posizione e stop. Pietro, un ascoltatore che si definisce cassettista, ti chiede, quali titoli osservare per il lungo periodo. Lui ne cita tre: A2A, Poste e Amplifon. Lui dice: hanno perso ormai il 50%. Secondo te possono avere una prospettiva di appetibilità per un cassettista?
Allora, sicuramente i prezzi che si stanno formando in questi giorni sono prezzi interessanti, prezzi. Questo è il grafico di A2A che ho messo sullo sfondo. Un titolo che dal 2016, quando viaggiava in area 0,93, è arrivato sui massimi dell'inizio del 2020 in area 1,91, ci ha impiegato 4 anni. Per perdere tutto quello che ha guadagnato in 4 anni, ci ha impiegato 3 settimane. Questa è la cattiveria del mercato attuale e al mercato. Allora, io so benissimo che in questi anni che i mercati sono stati bene o male rialzisti, dal 2016 ad oggi, a 3 settimane fa sono stati rialzisti con alcune pause normalissime, e moltissimi, possiamo dire, si erano presi di confidenza, davano del tu al mercato. Al mercato non si dà mai del tu, bisogna essere sempre sul chi va là, perché il mercato da un momento a un altro può pugnalarti alle spalle come sta facendo in questi giorni. Al mercato si dà sempre del lei, mai del tu, perché sono questi i momenti in cui un investitore normale è sicuro, tanto il mercato sale, tanto di qua, tanto di là, il mercato da un giorno all'altro non ti dà neanche la possibilità di riflettere, perché un mercato così cattivo, così difficile non si è visto negli ultimi decenni, non si è mai visto negli ultimi decenni. Quindi, per ritornare alla domanda, A2A sta tornando su degli importanti livelli supportivi. Ecco, il titolo A2A potrebbe, in caso di test di area 0,95, che credo abbia fatto forse lunedì l'ha fatto, vediamo, andiamo subito a vederlo allargando il grafico, l'ha fatto lunedì. Area 0,95 potrebbe essere un interessante ingresso sul titolo A2A, anche perché è un settore che in momenti come questi possiamo dire regge meglio le posizioni, le utility reggono meglio le posizioni, quindi potrebbe essere un settore interessante. Uguale può essere titolo Amplifon. Il titolo Amplifon è un titolo che dal mio punto di vista ha rappresentato nel corso degli ultimi anni uno dei titoli migliori nel panorama italiano, mi ha regalato soddisfazioni in grande quantità, cavalcato per più volte. E faccio vedere le performance del 2020, che naturalmente ricordo sempre, il 2020 non è mai, le performance non sono mai un vangelo per gli anni precedenti, lo dico sempre perché poi può succedere di tutto e tutto quello che si è fatto negli anni passati può cambiare. Può servire per far capire cosa è successo negli anni che abbiamo operato. Titolo Amplifon nel mio portafoglio Blue Chip nel corso degli ultimi anni, ti parlo del 2019, mi ha regalato una performance del 61%, acquistata sui 16 euro e venduta sui 25,64 euro nel 2019. Quindi questo cosa vuol dire? E si ritorna al discorso di prima, cavalcare un trend fino alla sua inevitabile fine, quindi cercando sempre di portarti un titolo fin quando poi, bene o male, non ti raggiunge un top. Tornando ad Amplifon, è un titolo che a me piace, è un titolo che sulla soglia dei 15 euro potrebbe essere interessante. Ora siamo a 16,55, quindi aspettiamo l'eventuale ritorno sui 15 euro. Sui 15 euro potrebbe essere un livello interessante, anche se i minimi del 2018 non li troviamo sui 13,40, ancora meglio questi livelli. Il problema è che in questo mercato noi non sappiamo se abbiamo visto la fine. Dal mio punto di vista potremmo essere vicini, perché siamo vicini ai minimi del 2000, del 2008, del 2012, ci sono i 12.500-13.000 di Fuzzi, potremmo anche essere vicini a questa fine. E di mercato così difficile, di mercato orso, ma dobbiamo abituarci alla volatilità che ci accompagnerà anche per le settimane e i mesi futuri. Quindi Amplifon, abbiamo detto tenuta dei 15 euro, o meglio ancora area 13,50, mentre per quanto riguarda Poste Italiane,
anche in questo caso è un titolo che si sta avvicinando a degli importanti supporti, sono i minimi del, andiamo subito a vederlo sul grafico, del 2018, posizionati in area 6 euro, quindi può essere un importante livello supportivo dove poter in quel caso valutare un'entrata, ma ripeto, anche se facciamo operazioni da cassettista nel lungo periodo, utilizziamo gli stop perché ci, bene o male, ci salvano. È una protezione. Perché se si vuol fare i cassettisti, se l'idea è quella di fare i cassettisti, nel momento in cui poi il mercato dovesse svoltare, dovesse ritornare ad essere, tra virgolette, positivo, le occasioni saranno tante e quindi titoli che poi ci potrebbero regalare delle ottime performance. Però fin quando il mercato non ci dà, che abbiamo raggiunto un pavimento, abbiamo visto un minimo per quanto riguarda questa crisi, questa pandemia, un mercato che torna ad essere interessante anche a livelli di prezzi e tutto il resto, aspettiamo. Aspettiamo, tanto il mercato non finisce né oggi, non finisce domani, non finisce fra un mese. I mercati ci saranno sempre, le occasioni ci saranno sempre e lo ricordo, c'è sempre l'opportunità di guadagnare anche al ribasso, non solo al rialzo. Pietro, nel tuo metodo, in questo momento, quindi il fatto che il mercato è orientato, diciamo, in direzione sud è assolutamente ininfluente dal punto di vista della potenzialità di redditività. Posso sostenere questo? Certo, io nelle ultime settimane, io ti ammetto, perché credo che tutti devono fare anche mia colpa, io non credevo ad un mercato, mercati azionari, che si potessero girare così fortemente al ribasso. Quando ho intuito questo, perché poi devi anche operare con lucidità, non devi farti mai perdere lucidità in questi momenti. Quando ho capito questo, naturalmente cosa ho fatto? Ho cercato di cambiare il mio portafoglio, che fino a gennaio-febbraio era in stragrande maggioranza in posta al rialzo, era quello, stato quello di chiudere le posizioni e naturalmente andare ad acquistare posizioni short, ad aprire operazioni ribassiste, quindi ottime operazioni ribassiste con Terna, su Buzzi Unicem, su Ferrari. Ma l'operazione migliore è stata fatta quella su Juventus. Anche qui si guarda, si fa l'analisi del titolo, si fa l'analisi di quello che stava succedendo sui mercati. Cosa è successo? Che noi abbiamo visto il calcio quindi chiudere, abbiamo visto stadi vuoti, quindi qual è stato la mia idea, l'elemento che mi ha portato ad operare short sul titolo, nonostante il titolo era già impostato al ribasso da alcuni mesi. È stata appunto quella che i conti sarebbero stati tutti al ribasso sul titolo, quindi la mancanza di visibilità, la mancanza delle coppe e tutto il resto. Quindi sicuramente mi ha portato anche questo ad aprire una posizione short sul titolo Juventus, chiusa, ahimè, prima di aver toccato il fondo, però un'operazione che mi ha portato a guadagnare oltre il 20% con lo short. Quindi sì, noi bisogna sempre seguire il mercato, sia al rialzo che al ribasso, a noi interessa il giusto, a noi quello che interessa è guadagnare, portare profitto. Se lo studio che abbiamo fatto di un grafico, nonostante l'abbiamo studiato bene, non è poi corrisposto da quello che avviene nelle sedute successive, si chiude la posizione, naturalmente si riparte su altri titoli. Anche perché se l'operazione è sbagliata, possiamo chiudere quell'operazione in stop e girarci quindi dalla parte opposta. Quindi il mercato ci dà anche questa opportunità. Fantastico, Pietro, è veramente una impostazione assolutamente realistica. Seguiamo i mercati, guardiamo i grafici, seguiamo un metodo scientifico come lo segui tu, grazie alla tua guida, e saremo vincenti sul mercato anche in tutte le condizioni in cui il mercato ci si presenta. Una domanda appena in conclusione su un ascoltatore che chiede di Molmet. Il titolo ce l'ha in portafoglio, sta guadagnando qualche cosa,
conviene tenere o vendere. Se vuoi dare questo parere. Certo. Beh, diciamo che chi ha scritto non ha seguito, non segue le linee del buon padre di famiglia, perché il titolo era in un chiaro trend discendente, solamente lunedì ha toccato dei minimi di periodo sotto area 0,25. Cosa è successo? Che martedì, cioè ieri, hanno lanciato un'OPA. Una società giapponese ha lanciato un'OPA sul titolo a 0,50 finalizzata al delisting. Il consiglio è quello di dare il titolo, anche perché poi verrà tolto dal mercato. Ora segnala 0,4665, credo che bisognerebbe darlo, però ricordiamo, ha avuto una buona fortuna, perché se non fosse arrivata quest'OPA, io credo che l'ascoltatore era in forte perdita sul titolo Molmed. Quindi mi raccomando, evitiamo le scommesse, evitiamo gli ingressi. È quello che ci insegnano tutti: quando un coltello cade, evitiamo di afferrarlo. Ecco, evitiamo, perché tanto 9 volte su 10 ci facciamo male e difficilmente riusciamo a prenderlo dal manico. Quindi evitiamo questo. E in questo caso, fortunato per l'OPA, quindi il consiglio è quello di darlo, e la liquidità si può dirottare su altri titoli. Quindi è inutile rimanere impantanato su un titolo che per me si scambierà quei livelli in attesa appunto del delisting. Grazie Pietro, sono le 11 precise, se non vado errato, sì, mi dicono le Sì. 11 precise in questo istante. Sei stato precisissimo, come precisa la tua impostazione, come scientifico, il tuo modo di operare sui mercati. Di nuovo l'invito ai nostri ascoltatori a mandare un WhatsApp, un SMS al 320-8756-444. Avete un'occasione imperdibile per essere seguiti da vicino da Pietro Riglia, da un grande esperto, uno dei più qualificati esperti di trading che oggi esistono sul mercato italiano. Non esita a dirlo, avete ascoltato una vera e propria lectio magistralis di Pietro, che io ringrazio moltissimo per aver aderito al nostro invito. Ringrazio Corrado Rondelli per aver costituito la squadra di raccomandazioni di borsa con un livello qualitativo di questo tipo, di cui Pietro Riglia è sicuramente uno degli esponenti di spicco. 320-8756-444, raccomandazioni di borsa, vi segue da vicino con Pietro Riglia sul mercato italiano, sul mercato che in questo momento sta, come dire, facendo soffrire un pochettino i cassettisti, ma che con l'impostazione di Pietro Riglia, ci permette di poter cogliere tutte le opportunità del mercato, sia long che short, sia a ribasso che a rialzo. Posso Con questo. aggiungerti una cosa, Maurizio? Prego, Pietro, certo. E in questi casi di alta volatilità, che spesso e volentieri in momenti come quelli attuali di crisi, di panico, di sell-off, di un blackout, che molti non hanno una guida, un tutor al loro fianco per poter appunto a cui fare affidamento, a cui potersi anche scambiare due idee sul mercato, sui titoli. Questi sono momenti importanti in cui poi avere più di un'idea, più di una voce è importante. E poi anche l'ultima considerazione è in mercati come questi che nascono poi le grandi occasioni di medio-lungo periodo al rialzo. In mercati come questi, perché se non ci sono mai le discese, non ci sono mai questi blackout, questi sell-off, che non si hanno le grandi opportunità per entrare a prezzi veramente da saldo. Perché io sono il primo a dire che in questo momento sul nostro mercato ci sono titoli a saldo, titoli che scontano 2 anni di recessione per quanto riguarda il paese, quindi possono esserci delle grandi occasioni poi al rialzo in questo momento, naturalmente poi spalmati nei mesi futuri. Grazie Pietro, perfettamente d'accordo con te. Se non ci fossero i ribassi, non ci sarebbero i Eh beh, momenti più certo. allettanti per poter entrare e poter guadagnare. Ma sottolineo che il tuo metodo è un metodo adeguato, assolutamente lucido e scientifico, adeguato per tutte le condizioni di mercato. E questo è molto importante perché la scienza del metodo è quella che ci guida e che ci fa essere anche lucidi e sereni anche nelle condizioni più difficili.
Grazie quindi Pietro per aver aderito al nostro invito, grazie per la lezione di trading professionale che hai voluto darci questa mattina. Grazie Corrado grazie a voi di tutto. per aver costituito una squadra di così grande qualità come raccomandazione di borsa e l'Istituto Svizzero della Borsa è orgoglioso di sostenere questa grande iniziativa di cultura finanziaria di altissimo livello. Sì, grazie Maurizio, perché vabbè, hai creduto in questo progetto, te con l'Istituto Svizzero della Borsa, se no non sarebbe comunque stata possibile questa cosa, quindi grazie tantissimo e grazie a Pietro di aver partecipato e aver accettato di entrare nella squadra. Io Pietro lo conosco da tanti anni, con lui ho esordito anni e anni fa all'ITforum, c'era anche Gianvito D'Angelo e niente, quindi sono stato felicissimo quando ha accettato, anche perché appunto conoscendolo bene so che se non il numero uno, comunque è sicuramente tra i migliori in Italia, si può dire, per quanto riguarda l'azionario italiano, quindi sono davvero felice di averlo qui in squadra e basta. Grazie mille a tutti, quindi per quello che stiamo riuscendo a fare davvero, soprattutto per quanto riguarda la cultura finanziaria, che era poi e resta l'obiettivo del sito. Grazie Corrado. Grazie a tutti voi, grazie al pubblico che ci segue sempre con grande entusiasmo, con grande partecipazione. Riceviamo i complimenti in questo momento in bacheca, sia per l'esposizione di Pietro, sia per l'intervento di Corrado. Grazie a tutti voi. E un caro saluto tutti coloro che ci hanno ascoltato, che hanno interagito con noi, un invito a mandare un WhatsApp, un SMS al 320-8756-444, parlate con il nostro customer care, approfondite questa opportunità grandiosa che viene offerta oggi per chi partecipa a questo webinar per acquisire il servizio di Pietro Riglia, la boutique delle azioni su raccomandazioni di borsa. Grazie a tutti voi ancora e arrivederci ai prossimi appuntamenti di raccomandazioni di borsa. Ritengo che ce ne sia uno mercoledì mattina prossimo, ma sicuramente andremo a confermarvelo con i nostri banner, con la nostra promozione, soprattutto con i nostri inviti inviati in email sul canale Telegram di Corrado Rondelli o attraverso i canali dei nostri autori. Grazie di nuovo e buona mattina, buona giornata a tutti. Ciao a tutti.